L'Europa ha immaginato un meccanismo di opt-out che è una forma, diciamo così, abbastanza elementare di burden sharing, perché significa che tutti condividono gli oneri anche economici che sono insiti nel fatto migratorio. Ma secondo me bisognerebbe inventare anche un meccanismo di opt-in per avere tutti i servizi indispensabili che gli consentono di fare l'accoglienza in maniera del tutto tranquilla e volentieri, come dire, sapendo che non c'è alcun decremento dei servizi o dell'attenzione che normalmente si ha verso le popolazioni residenti. Quindi questo sarebbe, allora, in quanto tale, siccome parliamo di accoglienza, quindi di costi assolutamente variabili a seconda dei flussi e che potrebbero per avventura variare in maniera ancora più significativa per il futuro, secondo me parlare di questi costi come di costi inseriti nel patto di stabilità francamente è privo di senso.